Secondo video alla scoperta delle isole un po' meno conosciute della Thailandia. Ora mi trovo su un'isola che si chiama Koh Bulon ed è incredibile, bellissima. Poi in questo punto della spiaggia in particolare sono queste radici degli alberi morte che sembrano sculture di legno. Sono una figata pazzesca. Ok, di sicuro non è stato lo snorkeling più bello che abbia mai fatto, però questa è senza dubbio la mia isola preferita. Insomma, ha un mare perfetto, una spiaggia bellissima e guardate quanta gente c'è. Non c'è assolutamente nessuno e a me piace un sacco quando è così deserta una spiaggia. Comunque adesso è già tempo di spostarsi e mi dirigo ancora verso sud. Ed eccomi arrivato a Koh Lipe. Questa è decisamente l'isola più turistica in cui sono stato fino adesso, ma ha comunque un mare assolutamente incredibile. Prima di farvi vedere il mare però andiamo a fare un giro in mezzo ai vicoletti. Posso farvi vedere il mare. Only.
Buongiorno, oggi il programma è Tour in Barca e io sono ovviamente già in ritardo. E siamo arrivati al punto per fare snorkeling. Pensavo che a Cocradanci fosse un mare spaziale, ma qua è. E questo è definitivamente il paradiso. One step the head of misery. One step is all I have to take. That was to be the same old fool for you I used to be. I'm only. Bene, e per il tour di stamattina è tutto, ma adesso si riparte subito per un altro tour. Oh, ma che passioni pure io. L'immortacci tua. Da qui in poi le immagini hanno poco senso, ma lasciate che vi spieghi. Siamo partiti per un brevissimo tour in cui la prima fermata è stata una piccola spiaggia di sassi neri in cui abbiamo semplicemente aspettato il tramonto. Poi mi dici che non sono romantico. Infatti sì. È stato un momento molto intimo. Comunque, la seconda fermata, che era quella tanto attesa, consisteva nell'andare a vedere il plancton luminoso. Ed effettivamente l'abbiamo visto, ci abbiamo anche notato, e vi giuro che è stata una delle cose più belle che abbia mai visto. Però era troppo buio, quindi non ho nessuna immagine. Ad ogni modo, dopo ben 3 mesi di permanenza, ho lasciato la Thailandia per raggiungere il mio 10° paese di questo giro del mondo. Ma per scoprire dove sono, dovete seguirmi al prossimo video. Vi lascio solo con questo piccolo indizio, che è questo murales. Vabbè, alla prossima, ciao! No, tieni e stai lì! Guai se mi viene a trovare ancora!